tutta quell'energia dal mostro sotto Yellowstone. Che ti devo dire? Tirare su caldo. Sì, no? Esatto. E tiro. Perché a sto giro mi sento... Carico. Sì, incaldato. E sei la posta. Cancellati pure quello uno prossimo. Segnati un filo su Eowulf e fusilli. Tanto mi arrivate a poco. Se riusciamo a uscire. E puoi usare quel filo per ucciderlo. Ti ricordo che aumenta i danni. Eowulf. Con l'E. Vabbè. Wolf. Con la V2. Scrivo Wolf, Eowulf e basta. Ma va che... Ma che cazzo... Un filo, questo è uno prossimo. Ah, vabbè, che cavolo gli serve questa energia? Utilizzerò l'energia della creatura per riportare la gloria sulla famiglia Fusilli e alimentare la mia creatura. Lo sapete che la famiglia Fusilli adesso siete in due? Sì, perché io ho ucciso tutti gli altri! Sì, sembra di essere in Naruto, dove c'è Sasuke che vuole fare rivivere il clan Uchiha, ma c'è soltanto lui praticamente e sua figlia. È la nostra ultima speranza! Ah, il nostro sangue è avvelenato! Sei un folle! Sono stato spinto alla follia. E oltre il balto ho visto la luce! Il balto non prende fuoco. Oh, diamine. Ernest, vedi dove ti porto? In posti esotici a trovare maniaci, zii e tutto il resto. Che cazzo. Ora, tra l'altro tuo zio sta bruciando assieme al bagno. Ah, sta morendo. Sta bruciando assieme al bagno, non è uscito. Ah, merda, non sappiamo niente delle ricerche. Io vado a prenderlo. Ah, non lascerò che muoia. Come vuoi, sei libero di bruciare. Cavoli. Jessica, ci sono... Avete tipo dei cannoni d'acqua? Non qui, siamo usa la rete. Ah, diamine. La rete, a che serve la rete? Però la scendiamo via. Chiamiamo un elicottero. Va bene, chiamiamo un elicottero. Proviamo a tirarlo via dalle fiamme. Sì. Tieni lo spray intanto. Molto bene. L'argento non si scioglie col fuoco. Ah, cavoli. Non lo so. Tutto si scioglie con le fiamme. Sì. Se sono abbastanza caldo. Ok. Vabbè, provo a sparare la corda sul suo corpo e tirarlo fuori da. Non lo vedi. Ah, okay. È stato nascosto tutto per ombre, altrimenti gli sparavate. Merda. Quindi cosa fate? Ok. Non siamo ancora entrati in casa. Io provo a sparare un paio di colpi a casaccio. Con le pistole? Sì. Okay. Dentro. Dentro, sì. Bla bla bla. Tre proiettili d'argento sprecati. Pazienza. Davvero non mi fai tirare su Instagram? No. Davvero, non posso prenderlo alla cena. Non lo vedi? Non funziona così. Ok. That's not how guns works. Anzi, work perché è plurale. Ok. Magari ha fatto anche lui un patto con l'infernale, avrebbe più senso. Bene, che facciamo? È che se ci buttiamo dentro prendiamo fuoco. Sì. Giusto, la luna c'è adesso, per amor del cielo. C'è un sacco di fumo. Sta arrivando il tramonto, è effettivamente notte. La luna non si vede ancora. Merda, l'armatura spirituale non funziona. Lui ha il medaglione comunque, mollato. Usalo, almeno te puoi entrare. Non c'è il portale dell'inferno che ti fa diventare immune al fuoco, però. Mi limita i danni. Sì. Ok, uso il medaglione e vado dentro a cercare di tirarlo fuori da lì. Ok. L'armatura spirituale come funziona? Subisci un danno in meno. Il danno che subisci viene ridotto di uno, aggiungi due tiri per mantenere il controllo. Ok, quindi stai per entrare in un edificio in fiamme e mi sa che devi tirare per mantenere il controllo. Sì. No. Aspetta, hai meno uno, quindi tre, più due, quindi cinque. Ok, provi ad entrare ma non ci riesci. Ok. Segna esperienza. Yeah. Non sono riuscito a entrare. No, vedi che si avvicina al fuoco, però in quel momento le fiamme di vampa subire una nave cade. Merda, quanto ci vuoi per l'elicottero? Sta arrivando, 10 minuti. 10 minuti non sono tempo di però ti sei arrangiato abbastanza perché un braccio ti afferra dalla finestra. Bastardo. La pelle e la carne carbonizzata ti afferra il braccio destro e te lo stringe. Uso i cosi. Ti sembra che stia andando a fuoco. E sembra che le sue unghie si stiano infilando nella tua carne. Vedi il tuo braccio che inizia a diventare a scaglie. Ma che...
È proprio questo di cui stavo parlando. Cazzo. Ibridazione! Lasciami andare! L'Overlord di Black Hills aveva ragione, questa è la soluzione! L'Overlord di Black Hills... Provo a mozzargli il braccio con i cosi che gli aveva dato. Quegli artigli che dicevi. Sì. Praticamente tu hai due famosi di artigli, con quello hai tre di me. No, eh? Provo però a aggiungo tre, no? No. Se usi gli artigli del drago, sì. Sì. Uso quelli, sì. Hai fatto 3 più 2, 5 più 3, 8. Ok, quindi lo colpisce. Bene. Però gli devi dare il filo. Ok, pazienza. E anche Ulf ha un filo anche su di te, giusto? Davvero? O no? Mi aveva dato il simbolo, quindi suppongo di sì. No, prima era successo qualcosa. Sì, mi ha sparato. Ok, ti aveva preso un filo su di te, però? No, io avevo soltanto un filo su di te. Sei tu che hai un filo su di lui? Sì, questo sì. Ok, a sto punto colpisco anch'io con Arti del Drago. Ok, Flinch, 1. E anche te hai fini adesso. Ok, colpisco con la T del drago che ho meno 1 più... Aspetta, non ho ancora detto la conseguenza. Ok, gli riesci a strappargli il braccio che tra l'altro appena cade a terra cade carbonizzato e noti che praticamente era un braccio lunghissimo che si ritrae all'interno quello che rimane. Quindi non posso colpirlo adesso. Cavoli. Dopodiché sfondando la parete in fiamme esce quello che sembra essere un uomo lupo incredibilmente si direbbe non mi viene in mente il termine, comunque è molto molto tozzo, diciamo un po' come l'armatura Igor di Iron Man 3 gobbo con le spalle larghissime, è enorme, sì, un po' deforme proprio. Sì. Il lupo mannaro quello deforme, che però ha una bocca da coccodrillo, gli artigli draconici, zampe da leone e una coda che è un serpente. Ah, tipo le chimere. Che cosa hai fatto? Mi sono reso più potente. Merda, adesso capisco perché Jack non la voleva. Beh, io l'attacco. Ogni tanto Jack a casa, io non sapevo niente di questa cosa. Merda. È alto 3 metri. Oh, e largo 2. Alle spalle, appunto. Vabbè, io lo attacco. Il suo ululato fa svanire dalle nuvole e compare la luna che irraggia la scena. Finalmente! Quindi anche sui testi. Ah, ok. Va bene, vai con il stabile. No, merda. 6. No, aspetta, più 2. Ah sì, ok, quindi ce la fai anche tu. Sì. Non ti affronterò da uomo. Ok, devi scegliere una però. Instabile? Imparano qualcosa sulla tua creatura e guadagnano un filo su di te, e si decide qual è la fine dell'identità del danno, diventi il tuo sale oscuro. No, prendono un filo. Tu, l'artiglio del drago adesso ce l'hai proprio come abilità. Sì, okay. Ma tipo... Ah giusto, ecco, questo è il problema. Ma l'hai segnato l'avanzamento? L'avanzamento? Devi segnare il cavoletto. Prendi un mosso un'altra pelle. Ecco. Ah, ecco il problema. Nelle sessioni delle altre volte, cioè la prima season, io avevo usato artiglio del drago 2 volte con potere altrove, che non si potrebbe usare a questo punto, perché ho scoperto che adesso... Ecco. Chi se ne frega? Ah, va bene. Secondo me quando la sessione, cioè quando la stagione si resetta è un'altra cosa, anche perché tu hai cambiato proprio pelle. Sì. Va bene, allora. Diventare il mio sé oscuro. Avrò ho comunque 4 fili, quindi lo diventerò presto, è inutile diventarlo prima. Divento il mio sé oscuro. 2. Decido io l'entità del danno o si prende un ulteriore filo su di te, oltre a quello che gli hai dato per colpirlo con gli artigli del drago. Dipende, decide l'entità del danno, mi sa che non gli faccio un cazzo se faccio uccidere a te. Oh, dagli fili, tanto se lo ammazziamo muore. Se lo ammazziamo muore, però. Quindi. Mi sa che quel filo può usarlo per ammazzarmi. Vabbè, è così che funzionano i fili per il master. Allora usa. Qual è la terza? Scopri una cosa su di te. Ok. No, quello è dargli un filo. Ah, ok. Allora.
divento il mio sé oscuro. Ah,